sono vicino alla stazione di Mantova e tutto è pronto. Adesso ho caricato la bici, mi sono vestito. Vado a fare la ciclabile da Mantova a Peschiera del Garda. La novità è che ho comprato queste borse, il portapacchi e queste due borse. Non è la soluzione che avevo in mente per viaggiare, per piccoli giri, dove specialmente quelli con l'Elena e i bambini, è fondamentale che io abbia molto stivaggio, perché l'Elena sul retro ha il seggiolino e quindi io praticamente sono l'unico che può portare veramente qualcosa. E abbiamo tutti qualche piccola borsa, ma con queste borse qua possono portare veramente molte cose. Il portapacchi regge fino a 18 kg e queste borse più o meno hanno questa capacità. Sono semi impermeabili, praticamente questo si arrotola e si chiude. Secondo Decathlon queste valigie possono reggere l'acqua per una mezz'ora, quindi non sono completamente impermeabili, però se non sei, diciamo, in giro per le Ande può bastare così, insomma. Mi hanno messo una ruota nuova, tutto il cerchio col mozzo è tutto nuovo. Avevo parlato di questa avaria che ho avuto alla bicicletta nel video precedente, e visto che c'era stato un consumo anche del copertore, ne ho preso uno nuovo. Non ho messo quello consumato davanti perché mi hanno spiegato che è molto importante che la ruota anteriore abbia grip. Cambiare i copertoni come si fa con le macchine non è una cosa che ha senso. E quindi copertone nuovo, 15 euro, e quando si consumeranno anche questi che ho, prenderò dei copertoni diversi di qualità migliore. Ho preso degli altri occhiali, che gli altri andavano bene, ma ho pensato di prendere un modello, diciamo, più largo, che copre di più la faccia. Stavo guardando che si sono segnati subito, cioè il rivestimento questo si è grattato via. Com'è possibile? Sono di scarsa qualità. Lago di Garda. Sto arrivando. We come on the sloop, John B, my grandfather and me, around Nassau town we did roll, drinking all night, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so break up, I wanna go home, I want to go home. Hoist up the jumbie sails, see how the mainsail set. Call for the captain ashore, let me go home, let me go home, let me go home. I want to go home, I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up, I wanna. Batteria scarica. Questi sono gli ultimi secondi di batteria. Well, the poor cook, he caught me fits, throw away all of my grits. Then he took and he ate up all of my core. Let me go home, I want to go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? This is the worst trip since I have been born, so
step the John B. sailor. See how the mainsail, see how the mainsail. Call for the captain ashore. Let me go home, let me go home, let me go home. I wanna go home. Why don't let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. I wanna go home. Now hoist up the John B. sail. See how the mainsail set. Call for the captain ashore. Questo è un parcheggio che c'è vicino alla stazione e da qua, da qui sopra, c'è una stradina che costeggia un parco e poi appunto si ricongiunge con la ciclabile Mantova Peschiera, che è la strada che farò oggi. Ci sono delle novità sulla bici, per esempio ho montato questo portapacchi. Stamattina ho pulito la catena e adesso gli do anche l'olio. Ho pulito tutto qua. Qua la situazione si sta pronunciando un po' complicata perché tuona. E potrebbe piovere oggi. Ci provo comunque a partire, poi al limite mi fermerò, cercherò un riparo, qualcosa del genere. Comunque fa caldo, quindi insomma è una preoccupazione relativa. Al massimo beccherò un po' di pioggia e pazienza, mi asciugherò. La situazione qui sta degenerando, sta arrivando una tempesta, quindi mi sa che adesso mi metto nel furgone. Già, il vento è fortissimo. Stanno passando queste nuvole nerissime. Non so neanche dire se pioverà per davvero. Magari fa solo un po' di ruggiti, poi va via. Intanto stavo montando la bici. Ecco qua, mentre il meteo è definitivamente impazzito, adesso piove col sole. La grossa novità è questa. DJI Action 3. Praticamente ho comprato l'Action Cam con il kit per la bici e per le immersioni in acqua. Oggi è il primo giorno che la uso. Ho scelto la Action 3 perché mi piace avere l'attrezzatura dello stesso ecosistema. Ho diverse cose di DJI, per esempio il gimbal, il drone, i DJI Mic. Questa camera ha una serie di particolari che dialogano bene con le altre attrezzature. Mi è sembrata comunque una Action Cam di buonissimo livello. La devo provare, adesso oggi penso che cercherò di fare le prime riprese. Sono già vestito,
è tutto pronto, ma comunque mi sono fermato un po' a pensare se partire o no. Il tempo adesso è migliorato, però c'è vento, è rimasto il vento e accidenti, fare 40 km di vento. Alla fine ho pensato di fare un caffè e provare a partire, e farò tardi, sono già in ritardo, è già molto tardi, sono tipo le 2 e quindi sicuramente tornerò qui al furgone verso le 8 credo. E, beh. Parte Peschiera del Garda, sto arrivando. Alla fine è successo, questa ruota davanti si sta sgonfiando, ha tutta l'aria di essere una foratura, che palle. Adesso provo almeno a rigonfiarla con la pompetta, vediamo cosa succede. La gomma è già quasi a terra, quindi anche gonfiandola è una perdita troppo... No, mi devo fermare. Là in fondo c'è un paese e allora ho pensato di proseguire un pochino a piedi e trovare magari un posto comodo dove poter tentare la riparazione della gomma. Questi qua servono per togliere i copertoni e qua dovrei avere la colla e le toppe per il buco sulla camera d'aria.
niente, sono successe un po' di cose e adesso sono diretto a Mantova per riprendere il furgone. Come avete visto, ho provato a riparare la camera d'aria. Niente, ho messo una toppa, ma dopo ho rigonfiato e non si sentiva ancora la perdita e la camera d'aria si sgonfiava. Cosa è successo? Sono passati due ragazzi che mi hanno detto: ma guarda che c'è un meccanico qui vicino, di qua di là. Allora sono andato e in realtà era un meccanico per le auto, ma questo meccanico mi ha indirizzato a un negozio di biciclette che fa anche riparazioni e quant'altro. E quindi questo ragazzo mi ha montato una camera d'aria nuova e costo dell'operazione 15 euro. Per mettere le toppe mi sembra che ci voglia un po' di manualità e comunque non è detto che il risultato sia efficace. E mi sembra a questo punto di capire che sia molto meglio avere delle camere d'aria nuove di scorta con sé, anche perché ho visto che cambiare una camera d'aria ci vuole veramente 2 minuti, è una cosa molto semplice. Ho rinunciato ad andare a Peschiera perché è veramente troppo tardi. Ho trovato una pizzeria, ho mangiato una pizza, ho bevuto una bella birra rossa, insomma mi sono un po' riposato anche perché prima ero veramente cotto. Con l'Action 3 mi sto trovando benissimo. Da quel che vedo nell'anteprima sul monitorino, difficile farsi un'idea precisa, ma sembra che i video siano molto belli. Infatti sono curioso adesso di vedere a casa come sono. Questo di oggi è stato il secondo tentativo di fare un video su questa tratta meravigliosa, Mantova Peschiera e ritorno, 80 km. Ci tenevo a dire una cosa: quando ho forato, sì, insomma, mi sono un po' preoccupato perché per un certo periodo non sapevo esattamente cosa sarebbe stato di me. In teoria volevo tornare anche a casa un orario decente, ma questi erano i vecchi programmi. Dopodiché le cose sono andate diversamente. A un certo punto sono stato solo contento di comunque aver superato il problema della gomma e, come vedete, la mia bicicletta adesso è operativa, sto andando. Non vado a Peschiera e devo tornare al furgone. C'è anche una